Questo video si chiama impianti zigomatici quando e perché? Gli impianti zigomatici sono degli impianti dentali diversi da quelli convenzionali che ci permettono di fare delle cose che gli impianti convenzionali non ci permettono di fare. Gli impianti dentali hanno necessità di essere posizionati dentro all'osso. Se l'osso si presenta in delle condizioni in cui non solo non è presente, ma non è possibile neanche ricostruirlo, il paziente ha di fronte due possibilità: la dentiera mobile, non poter ricostruire mai più la bocca e quindi poter mettere impianti dentali, oppure i denti fissi con gli impianti zigomatici. La bocca è fatta di un'arcata superiore e un'arcata inferiore. Gli impianti zigomatici sono dei tipi di impianti che si posizionano nella parte sola superiore, non ci sono impianti zigomatici che si mettono sotto. Sono degli impianti più lunghi di quelli convenzionali perché servono ad andare a raggiungere delle zone di osso, che sono le zone di osso più vicine alle zone che solitamente mantengono i denti. I denti sono mantenuti dall'osso mascellare superiore. Quando questo è completamente atrofizzato, si è ritirato verso l'alto, le uniche zone che rimangono di osso sono la spina nasale e gli zigomi, le zone di osso più vicine. Lo zigomo è un ottimo osso su cui poter ancorarsi con gli impianti dentali. E fondamentalmente quello che succede, ve lo schematizzo in questa lavagna. Noi abbiamo sotto gli zigomi delle cavità, quelli che si chiamano i seni mascellari. Poi abbiamo la nostra fossa nasale e quando noi perdiamo i denti dalla mascella superiore, quello che succede è che assieme ai denti andiamo a perdere anche una buona quota di osso. L'osso non si troverà più qua, ma si va a ritirare nella parte più alta. In questi casi, quando il paziente ha perso da pochi anni i denti, non ha usato ancora dentiere mobili che hanno fatto riassorbire ancora più velocemente l'osso, in questo caso è possibile andare a fare i rialzi di seno mascellare, aggiungere quindi una polverina di osso che dopo un tot di mesi è completamente mineralizzata. Allora a questo punto abbiamo l'osso sufficiente per poter mettere degli impianti dentali in queste zone e fare 6 oppure 8 impianti dentali, quindi la nostra ricostruzione di denti artificiali su un numero di impianti convenzionali sufficiente. Ci sono alcuni casi in cui il paziente non ha messo per decenni i denti artificiali e l'osso si è riassorbito quasi a livello delle fosse dei seni mascellari e della fossa nasale. In questi casi, se noi andiamo a ricostruire l'osso, il paziente si ritrova degli impianti che sono molto in alto all'interno della bocca, perché vanno tenuti conto non solo l'osso che sta attorno agli impianti, ma anche dove si trovano questi impianti. E andare a mettere dei denti che sono eccessivamente lunghi sopra degli impianti corti che si trovano parecchio in alto fanno rompere le connessioni protesiche che uniscono poi con le viti i denti agli impianti. Questo fino a qualche tempo fa non si poteva risolvere in altra maniera, casi come questi non si potevano risolvere in altra maniera. Oggi esistono delle tecniche chirurgiche che ci permettono di far avere al paziente i denti in 24-48 ore anche in questi casi. Si vanno a cercare le zone di osso zigomatico che sono qua sopra. Su queste zone di osso zigomatico, gli zigomi, si vanno a mettere degli impianti un pochino più lunghi che poggiano qua nella mascella, nell'arcata del paziente, l'arcata mascellare, in questa maniera da un lato e in questa maniera dall'altro lato. Ora non fatevi impressionare dalla lunghezza che io sto disegnando di questi impianti dentali, ma in realtà sono degli impianti un po' più corti di quello. Questo ve lo sto schematizzando giusto per avere un'idea chiara di cosa sono questi impianti zigomatici. Questi impianti zigomatici poi hanno uno snodo che viene montato qua per andare a unire su di questo snodo i denti
artificiali. Questi denti artificiali vengono caricati entro 24-48 ore. Il paziente ha necessità di circa una settimana per completare questa protesi e poter tornare in Italia. L'intervento di per sé dura dalle 2 alle 4 ore. Dopo 48 ore vengono montati i denti provvisori. Il paziente può stare fino a 12 mesi con i denti provvisori in bocca, dopodiché monterà i denti definitivi. È un intervento questo che è molto meno invasivo, indaginoso dell'alternativa che è il doppio rialzo di seno mascellare. Ci sono quegli altri casi in cui vi dicevo dove abbiamo i seni mascellari che possono essere ricostruiti, qua la fossa nasale, dove andiamo a mettere una polverina di osso artificiale qua nei seni mascellari e andiamo subito, o meglio non subito, dopo un tot di mesi, in genere 6-9 mesi, a posizionare gli impianti dentali nelle zone che qua abbiamo ricostruito, perché delle volte qua non sempre possiamo mettere gli impianti dentali. Questo necessita al paziente di anche qui 2-4 ore per l'intervento. Il paziente va a casa delle volte con una dentiera mobile oppure dei denti avvitati solo su questi quattro impianti. Qua intanto abbiamo messo la polverina di osso, ma non possiamo subito mettere i denti, altrimenti quelli vanno a smuovere la polverina di osso. Dopo 6 mesi il paziente deve tornare per fare l'altra chirurgia, mettere gli altri impianti dentali. E dopo 4 mesi il paziente deve tornare per mettere i denti definitivi. Quello che vedete è che in questi due protocolli quello che cambia sono in genere le tappe. Questo si fa tutto in una unica tappa, questa è la prima tappa e questa è la seconda tappa. Il paziente con gli impianti zigomatici finisce in due tappe. Si gonfia meno perché non bisogna aprire i seni mascellari e mettere questa polverina. Si deve scollare, semplicemente infilare queste viti che vanno a vitarsi sopra lo zigomo. Le uniche problematiche che si possono avere dopo l'intervento una leggera parestesia dovuta allo scollamento dei tessuti qua sulla superficie della guancia. Può anche arrivare fino alla palpebra inferiore perché c'è un nervo che fuoriesce proprio da qua, che dà la sensibilità tattile a questa pelle, non motoria, ovvero non ci sono rischi di mobilità che rimani paralizzato, ma per qualche mese potresti non sentire se io ti tocco qua col polpastrello che ti sto toccando. Questa è la complicazione che si può avere. Oppure ci possono essere delle complicazioni come sinusite e necessità quindi di dover intervenire con otorinolaringoiatra per fare una modifica interna delle mucose del seno mascellare oppure fare la terapia aerosol. Sono molto meno in genere le complicanze, ma sono superiori invece le complicanze che si possono avere nel caso di ricostruttiva del seno mascellare. Certo che qua la differenza è biomeccanica è molto elevata, perché qua abbiamo quattro soli punti di attracco, diciamo di attacco della dentiera, qua invece abbiamo forze masticatorie che possono essere scaricati su un numero maggiore di impianti. In genere gli impianti zigomatici si fanno su quei pazienti che non hanno più chance. Se tu hai la chance di poter ricostruire i seni mascellari, e ricostruire i seni mascellari nel tuo caso ha senso perché comunque l'osso non si è ritirato molto in alto e l'impianto non rischia di essere a 3 km da dove poi saranno i denti, questa è la prima tappa che noi dobbiamo prendere in considerazione. Ci sono poi dei casi intermedi in cui non si possono ricostruire i seni mascellari, ve lo disegno per esempio qui sotto. Vi faccio quest'altra ipotesi chirurgica in cui delle volte noi ci troviamo, in cui i seni mascellari sono molto espansi, l'osso oltre a essersi ritirato si è ritirato parecchio verso l'alto, così per schematizzare meglio, però qua davanti abbiamo abbastanza osso per mettere impianti dentali inclinati e fare il cosiddetto all on 4 oppure all on 6, tutto su 4-6 impianti, un'arcata un po' più corta di 12 denti. Ma abbiamo l'osso nella premaxilla, che sarebbe questa parte anteriore del mascellare, questa zona qui in cui ci possiamo ancorare. Ecco, una cosa che dimenticavo di dirvi è che gli impianti dentali
zigomatici si fanno quando non solo non ha senso ricostruire questa zona e non si può ricostruire, ma anche quando ci siamo giocati pure la parte anteriore. Ok, se noi abbiamo osso davanti e ci siamo giocati la parte anteriore, ma possiamo recuperare, è d'obbligo andare a ricostruire i seni mascellari. Se noi abbiamo siamo in una situazione in cui non ha senso ricostruire i seni mascellari perché sono ritirati verso l'alto, ci sono i seni con polipi, oppure abbiamo delle infezioni gravi pregresse che hanno portato a una condizione anatomica, allora abbiamo l'osso qua davanti, qua bisogna, si fa all on four oppure all on six. Quando invece abbiamo casi ancora più complessi in cui non abbiamo neanche osso per mettere due impianti dentali qua davanti, allora in questi casi si fanno i quattro impianti zigomatici. Ci sono poi, a dire il vero, dei casi ibridi, ve li metto qua, vi faccio l'esempio qua, dei casi in cui abbiamo i seni mascellari completamente a contatto con l'osso mascellare, la cavità anteriore nasale molto espansa, abbiamo la possibilità di mettere qua gli impianti zigomatici, uno per lato, ok? E gli impianti invece e abbiamo uno spazio qua davanti per mettere degli impianti convenzionali. Questi vanno valutati, questi casi, dalla TAC 3D. Noi la prima cosa che facciamo al paziente quando viene qua in clinica, il chirurgo fa la TAC 3D e capisce in quale quadro ricade il paziente. Ok, il paziente non decide mai che tipo di chirurgia deve fare. Ogni caso è a sé stante, ci sono le bocche dei pazienti vanno viste non solo in maniera bidimensionale come vi ho fatto ragionare in questo video, ma vanno visti nelle tre dimensioni. Ok, è fondamentale che il paziente venga inquadrato nella posizione giusta, perché poi la chirurgia che si va a fare deve essere risolutiva. Non si possono fare, per esempio, cose come questa in situazioni come questa, ok? Cercare di mettere singoli impianti qua quando poi realmente non c'è osso, perché dopo 5 anni questi impianti falliscono, il paziente si deve sottoporre a un nuovo intervento di impianti zigomatici. Quindi questo era un video di presentazione di quella che è la chirurgia zigomatica, di quella che è la logica che c'è dietro alla selezione di questo tipo di intervento. Ve lo posso riassumere in questa maniera: è un intervento sicuro, si fa in anestesia generale, ok, venite addormentati, vi svegliate che tutto già è stato fatto, potete avere i denti provvisori entro 48 ore col carico immediato. Quasi sempre noi riusciamo già a far andare via il paziente con i denti avvitati, non sempre qua in questa condizione. È una chirurgia che oggi con le tecniche piezoelettriche è minimamente invasiva. Molti dentisti spaventano su questa tecnica semplicemente perché non la sanno fare o non hanno pazienti abbastanza su cui hanno fatto pratica e quindi non hanno sicurezza nel farlo. Noi, lavorando col turismo dentale, con i pazienti che vengono dall'estero, abbiamo ampia casistica e soprattutto siamo in connessione con le migliori equip che fanno questi tipi di intervento da oltre 20 anni e che lavorano col Nord Europa ancora prima di noi. Loro sono i nostri mentori con cui abbiamo fatto training su tutta la squadra chirurgica, e vi posso assicurare che questi interventi di rialzo di seno mascellare sono molto più complessi in realtà di questi di impianti zigomatici, perché qua vedi tutto, invece quando devi ricostruire i seni mascellari fai una chirurgia che è un po' al buio e c'è il rischio di avere molte più complicanze, oltre che qua avere delle complicanze dopo l'innesto dei seni mascellari. Sull'innesto ci possono essere delle complicanze. Qua, non essendoci innesti di seni mascellari, viene ridotto quasi al minimo, al 5% il livello di complicanze post-chirurgiche che si possono avere. Quindi leggete tanto su internet, ci sono tantissime informazioni, per questo noi sul sito non ne mettiamo tante, preferiamo far parlare le foto, i pazienti. E soprattutto non ci piace spaventare con le foto di sangue e queste cose qua, perché poi si tratta comunque di piccola chirurgia, non è chirurgia toracica o chirurgia eco-ospedaliera. Io vi faccio un saluto, date avanti con i prossimi clip e andate a vedere quelle che sono le tipologie di protesi provvisorie che si possono montare dopo la chirurgia. Un saluto.